Il problema è che se noi non capiamo l'importanza di questa benedetta storia, no? La storia è fondamentale per dare una lettura un pochino più complessa di quello che invece ci offrirebbe una conoscenza solo del quotidiano, no? Cioè la storia è una grande lente che ci dà la possibilità di andare in profondo, di capire quello che stiamo facendo. Cioè secondo me che uno faccia l'artista è bellissimo, ma anche se uno fa fotografia commerciale o uno fa... cioè deve avere una consapevolezza di quello che sta facendo. Signore e signori, ecco a voi la storia della fotografia. È la storica della fotografia. Angela Madesani che ci accompagna per mano in questo giro. Stamattina in realtà mi sono imbattuto in un libretto che ho in bagno di Silvia Zicche, una disegnatrice stupenda. La conoscete, Silvia Zicche? Vabbè, è una che fa fumetti, faceva anche Topolino, ma fa dei fumetti intelligenti. E mi è cascato l'occhio su... non l'ho messo lì stupidamente, ci sarà nel video. È una vignettina, tanto c'è solo lei che è seduta. E dice, con un libro in mano, e dice: leggo solo classici, i cui autori siano deceduti da tempo. Girano pericolosissimi romanzi scritti da persone molto più giovani di me. Per il mio ego sarebbero fatali. Allora, non fa ridere, non è abbastanza da fare rumore, ma prego, almeno fate un sorriso. La tipa dice: mi rivolgo ai classici perché se vedessi i miei contemporanei mi sentirei schiacciata dal fatto che loro sono adesso e fanno queste cose. Bene, questa vignetta non introduce il motivo della serata. Il motivo della serata non è appellarsi disperatamente al passato, laudator temporis sacti, e cioè che bello che era 10 anni fa, 20 anni fa, 50 anni fa, 100 anni fa, 150 anni fa, e... disperati dalla mancanza di valori ci rivolgiamo a chi i valori ce li ha. No, il motivo dell'interessarsi alla storia della fotografia da fotografi, uno storico si interessa per la storia in sé per sé, ma da fotografi il motivo di interessarsi alla storia della fotografia è, lo dicevo in un video scemo, di sottoporsi a una dieta variata. Sta bene la contemporaneità del segno, l'immediatezza dell'immagine digitale, la comunione che discende dai social, tutto indispensabile per comunicare con i termini che servono per comunicare adesso. Ma una dieta di soli hamburger, una dieta di sole ciambelle glassate, non è una dieta, è un suicidio. Così come anche mangiare solo verdure, broccoli e zucchine bollite è altrettanto un suicidio. Se queste fossero le zucchine bollite o le proteine, mi piace di più chiamarle proteine, è la dieta variata che ci dà davvero nutrimento creativo. Allora, quello che è stato chiesto a Angela è facci fare a volo d'uccello non un'operazione per acculturarci, ma degli assaggini, dei finger food, per capire... A che gusto stiamo rinunciando se rincorriamo la contemporaneità e basta? Contemporaneità che si basa invece su una storia. Bene, io non ho molto di intelligente da dire, le cose sceme le ho già dette e quindi ti passo la parola. Con il microfono, due gusti, due baci, qual è questo improvvisare? A me è piaciuta la vignetta, non ho riso in modo... Non hai riso nessuno? No, però non era male perché... Chi si occupa di arte e di artisti, oggi ero a una, intanto buonasera, oggi ero a una riunione di lavoro e ero con una collega storica dell'arte che si occupa solo di 600 e mi ha detto: ma io non sono mica come te, io sono fortunata, io mi occupo solo di morti. E quindi ecco, io che mi occupo di morti e fortunatamente di vivi, ed è stato il motivo per cui ho scelto di occuparmi, io sono laureata in realtà in storia dell'arte medievale, quindi sono una persona che si è laureata su un argomento assai lontano, quindi non ho
non ho fatto una tesi di militanza critica, però io credo che le persone si accorgano piano piano nella loro esistenza quello che vogliono fare, lo scoprono escludendo quello che non vogliono fare. Perlomeno io ho scoperto che mi piaceva molto occuparmi di delle persone che potevo frequentare, degli studi che potevo andare a vedere, delle opere che potevo vedere accanto agli artisti che me le spiegavano. Molte di queste persone di cui io parlerò, quelle chiaramente in età possibile, io le ho conosciute, le ho frequentate, ho cercato di capire il loro lavoro anche attraverso di loro, che non è la stessa cosa che leggere solo con i libri, no? Mi capitano molte esperienze in questo senso, cioè io l'altro giorno ero alla Biennale di Venezia e stavo parlando con Fabrizio Plessi, ero nel suo studio, e sentire il suo lavoro, soprattutto quello degli anni 70 di cui io in questo momento mi sto occupando, spiegato da lui con una persona che te ne parla, è una cosa diversa rispetto al fatto di leggere il bel volume che è uscito 2 o 3 anni fa da Mudima con gli anni 70 di Fabrizio Plessi. Cioè ti rendi conto che in realtà parlando con le persone escono delle cose, ma escono anche delle storie. Io quello che vado dicendo ai miei studenti allo IED e anche a Brera è che non si può fare, ai miei studenti dello IED che vogliono fare i fotografi o professione affine alla fotografia, io dico sempre, e loro mi sono testimoni, ne vedo tanti qua, che non si può fare il fotografo se non si conosce ciò che ci ha preceduto, no? Cioè non si può scattare oggi una fotografia senza sapere chi erano i nostri padri, le nostre madri, no? Perché diventa tutto un terreno friabile. E la stessa cosa dico ai miei studenti di Brera che vogliono fare i curatori e con i quali io insisto perché studino la storia dell'arte, che non è solo la storia dell'arte da Damiano Rosta oggi, o la storia dell'arte come spesso si fa, e mi dispiace dirlo che sembro una che loda il tempo passato, ma la storia dell'arte non è solo quella che si legge su Art Price, quanto vale questo, quanto vale quest'altro, questo è più interessante perché vale, ecco, non è questa. La storia dell'arte è una storia che non è fatta solo di arte, è fatta di storia, è fatta di letteratura, è una disciplina molto complessa, e lo stesso vale per la storia della fotografia. Io vi volevo parlare come prima autrice, per introdurvi questo cammino, di un personaggio curioso che a me ha sempre molto colpito per la sua modernità e la sua intelligenza. È una signora che era nata nel 1815, si chiama Julia Margaret Cameron. Lei era la classica donna dell'Ottocento inglese, no? Figlia di una buona famiglia, il pastore nasce in India, nelle colonie, nasce a Calcutta, poi la mandano a studiare arte e lei studia con i preraffaelliti, per cui lei sogna di fare l'artista, però immaginatevi se fino al 1970, forse anche 80, per una donna era difficilissimo fare l'artista, immaginatevi che cosa poteva significare per un'artista nata nel 1815. Quindi lei studia con i preraffaelliti, però dopo le dicono: cara Julia Margaret, ti devi mettere a fare la madre. E lei fa 6 figli. Però dopo vuole tornare al suo mondo, che è il mondo della fotografia. E cosa fa? Si trasferisce, cioè convince il marito pastore di anime che lei si sarebbe trasferita sull'isola di Wight. Va a vivere sull'isola di Wight e fa quello che i suoi amici preraffaelliti facevano con la pittura, lo fa con la fotografia e con l'intelligenza del gesto fotografico. Io non vi faccio vedere tutte queste immagini. Noi ci troviamo di fronte a un'immagine che è una donna vestita con delle ali, una santa e un angioletto, una bambina. Questi sono delle persone, erano i famigli di casa Cameron. E lei aveva trasformato il pollaio della casa in una camera oscura e aveva messo a lavorare tutte queste sue serventi che facevano le ali degli angeli con le piume dei polli, con gli stracci facevano i turbanti, per cui fa un lavoro che è degno di Cindy Sherman, cioè crea dei set.
ma crea dei set come avevano già fatto i suoi compagni di strada, i preraffaelliti, che usavano e guardavano un linguaggio simile a quello precedente Raffaello, no? E lei lo fa con la fotografia. Capite la modernità? Capisce che il problema è un problema anche di ordine linguistico. Lei si pone il problema del linguaggio, no? Cioè, quelle stesse cose non le devo fare per forza con la pittura, ma le posso fare benissimo con la fotografia, no? Capite che se voi andate a prendere i soggetti della, a parte i ritratti, che i ritratti sono sempre più diciamo, sono sempre più facili per molti versi, ecco, qui invece noi ci troviamo di fronte a un artista che scusatemi, io ho dei problemi con questo, ecco, guardate per esempio anche questo ritratto. Questo è un ritratto molto semplice, cioè questa donna ha un turbante in testa, lei poi ha scelto dei soggetti che sono i soggetti sacri, che sono i soggetti mitologici, che sono i soggetti, diciamo, legati alla classicità. Questa è Pomona, e tra l'altro chi è questa signorina adolescente grande? È Alice Liddell. Chi è Alice Liddell? È quella che fotografava Carol, no? Carol aveva, loro ridono perché li annoio con le mie cose, però Carol è un'altra figura geniale della storia della fotografia, no? È un matematico, è un prete, leggevo, io di matematica non posso mettere becco, leggevo recentemente che era un pessimo matematico, non so se fosse un buon prete, non sono in grado di giudicare, sicuramente è stato un grande scrittore. E queste bambine, questi bambini che lui aveva intorno, li fotografa, scrive delle lettere bellissime e li fotografa. Ma erano dei circoli vari che girava. Poi a un certo punto chiede la mano di Alice, il padre di Alice, Alice aveva 9 anni, il padre di Alice decide chiaramente di allontanare immediatamente il reverendo Carol dalla figlia per ovvi motivi. E poi però c'è ancora questo mondo, che è il mondo di Julia Margaret Cameron, la fotografa, e se guardiamo bene i ritratti di Lewis Carroll vediamo perfettamente che siamo sullo stesso, è la stessa persona, siamo in un'Inghilterra vittoriana che è stato un momento straordinario della storia anche della fotografia. Pensiamo alla Atkins, questa botanica che fa le cianotipie perché il padre era un botanico, allora lei riesce a registrare le cose che fa il padre, registra le immagini che fa il padre, nel senso che crea delle talbotipie, cioè le mette sulla carta e le registra con la luce. Cioè siamo in un momento straordinario. Del resto noi, la nostra fotografia discende dalla calotipia, dal mondo di Fox Talbot, non tanto da quello di Nips e di Daguerre, e quindi è un mondo inglese, questo mondo inglese che è curioso, interessante. Julia Margaret Cameron è stata, tra l'altro lei muore nel 1879 a 64 anni, oggi uno di 64 anni si dice che è giovane, allora era una signora in età, e nello stesso anno nasce sua nipote che si chiama Virginia e che scriverà una biografia su di lei, è Virginia Woolf, no? Quindi, come dire, anni dopo Virginia Woolf scriverà, quindi il mondo inglese poi è quel mondo della cultura inglese molto affascinante, molto interessante, e noi ci rendiamo conto che ci troviamo di fronte a, ecco, per esempio qui, qual era un altro dei temi su cui Julia Margaret lavorava, era il teatro, no? Inscenare delle scene teatrali. Chiaramente il teatro per un inglese era Shakespeare, qui è Giulietta e Romeo, nel momento in cui Giulietta crede che Romeo sia morto, e se voi guardate con attenzione, i personaggi sono sempre gli stessi, ma non solo i personaggi che lei propone sono sempre gli stessi, ma addirittura da casa sua passa un signore che si chiama Darwin, no? E questo signore che ha cambiato completamente la visione del mondo e che ha messo in crisi per alcuni versi anche la religione, anche molte altre, no? Il nostro sapere. Ecco, a me piace che la fotografia faccia parte di quel mondo, cioè la fotografia è una, per comprendere la cultura di un momento particolare,
non è che si comprende solo attraverso la fotografia, solo attraverso la storia, cioè la cultura è un fenomeno organico e quindi si comprende attraverso vari aspetti. Se noi guardiamo anche quello che stava succedendo in arte in quegli anni, no? In quella fine dell'Ottocento che viene totalmente modificato dall'invenzione della fotografia, cioè pensiamo alla grande e alla straordinaria esperienza dell'impressionismo, cioè in realtà l'impressionismo nasce proprio perché ci troviamo di fronte all'entrata in scena di un nuovo mezzo, cioè il pittore non ha più bisogno di fare una pittura di carattere mimetico o di tipo mimetico, cioè il pittore è affrancato dalla realtà, no? Può benissimo fare qualcosa. E oggi gli artisti ricreano delle realtà. Infatti io finirò con un gruppo di artisti, di cui uno è anche in sala, che ricreano la realtà, no? Cioè ricreano la realtà, che sono i Thomas Demand della situazione, cioè non fotografano qualcosa di esistente ma la creano loro, no? Ecco, io vi dico che appunto con la nascita della fotografia entrano in crisi delle idee, entra in crisi l'idea che l'arte debba testimoniare appunto il reale, no? Pensiamo a un avvenimento molto interessante, che quando gli impressionisti vengono rifiutati dai vari salon, dove riescono a fare la loro prima mostra? Nello studio di Nadar. Perché Nadar sta per chiudere i battenti, perché si era preso uno studio che costava un sacco di soldi, no? Gli artisti a volte fanno queste cose, no? Dice, mi prendo questo studio in Boulevard de Capucin, aveva addirittura la luce con le fiaccole sulla strada, c'è ancora l'edificio, non le fiaccole. Ma... Il buon Nadar dice, prima di chiudere lo do agli amici artisti che facciano una loro mostra, e fa questa mostra degli impressionisti, cioè una cosa decisamente affascinante, interessante, anche perché Nadar fotografava i suoi amici impressionisti, cioè lui personalmente fotografava solo quelli che gli piacevano e gli erano simpatici. La fotografia commerciale la lasciava agli altri dello studio, la fotografia dei Courbet, dei Degas, dei Baudelaire le faceva lui, erano i suoi ritratti e lui ritraeva i suoi amici. Poi la fotografia, e questo è un tema che mi sembra particolarmente, come dire, anche interessante, no? Noi in Italia abbiamo ancora un problema con la fotografia. Quando la gente vende fotografie, subito la gente si pone il problema, ma quante copie sono, che tiratura ha, ma poi non è che l'artista dichiara 5 poi ne fa 10, no? Questo è un grande problema. E poi la fotografia è arte. Io questa domanda in molti anni di onorato servizio me la sono sentita fare almeno 150 volte, no? Adesso un po' meno perché si vergognano, non perché non lo pensino, ma la gente a volte si trattiene, dice non lo chiedo più se è arte, però c'è sempre quella cosa, sì ma è una fotografia, no? Ma intendevo proprio la pittura, no? La fotografia hanno una certa paura. Questo problema ha fatto sì che un gruppo di signori alla fine dell'Ottocento mascherassero le loro fotografie e fingessero di fare delle opere d'arte con delle tecniche diverse dalla fotografia, con la fotografia. Erano i pittorialisti. Spesso, cioè, i ragazzi dicono che Julia Margaret Cameron è una pittorialista. Non nel senso storico, cioè i pittorialisti veri sono Stieglitz, Steichen, De Machy, cioè quelli che hanno usato la fotografia in termini diversi. Qui vi faccio vedere delle fotografie di Edward Steichen. Edward Steichen era un fotografo di origine lussemburghese che arriva a un certo punto con la famiglia in America nella seconda metà dell'Ottocento. E continua però a viaggiare. Quando diventa grande decide di fare il fotografo, conosce Alfred Stieglitz, conosce questo mondo, aprono insieme una fondamentale galleria, che è la Galleria 291. Considerate che Steichen fa viaggi continui in Europa e dall'Europa porta per la prima volta negli Stati Uniti, ancora prima dell'Armory Show, porta i Picasso, porta i Brancusi, porta le sculture delle avanguardie, le porta nella sua galleria, ci sono anche delle foto che lo testimoniano,
E qui lui, vedete che se uno vi fa vedere una cosa di questo tipo, non riconosciamo immediatamente che si tratta di una fotografia. Lui quando va in Europa, quando va a Parigi, va a fotografare il vecchio Rodin e lo fotografa davanti al suo pensatore, no? Vedete che lui cerca di cogliere un legame, no? Cioè come una specularità del soggetto fotografato e della scultura proposta. Questa è la cosa che a me più fa sorridere. Cioè, quando Edward Steichen si fa un autoritratto, come si autoritrae? Con la tavolozza in mano, che è sconvolgente, perché lui è un fotografo. Cioè, io ho avuto la fortuna di vedere alcune mostre sue in Lussemburgo, c'era un centenario, era nel 2009, dato che i lussemburghesi hanno pochissime cose culturali, e una delle copie di The Family of Man, delle 8 copie finite in Lussemburgo, allora questa sezione di The Family of Man viene restaurata, è conservata come praticamente il tesoro di San Gennaro, è proprio una cosa, e quindi loro appena c'è una scadenza che riguarda Steichen, gli fanno la mostra, no? Con cataloghi, diciamo, vorremmo averle noi queste possibilità economiche, ma noi in Italia non abbiamo tutte queste fortune, per cui ci passano inosservate parecchie cose. E Steichen era fotografo, cioè vedendo le sue fotografie dal vero si coglie la forza della sua conoscenza della fotografia, ma erano talmente bravi nel conoscere il loro strumento di lavoro che erano in grado di plasmarlo e di trasformarlo. Cioè per loro la fotografia è una tavolozza, è un pennello, esattamente quello che dice Plessy a proposito del video, no? Quando si parla con Plessy dice: ma per me la cosa più brutta che ci sia al mondo, cioè, è una televisione. Ma te ne sei occupato tutta la vita? Sì, me ne sono occupato per cercare di nasconderle in mezzo alle altre cose. Quindi uno non capisce mai bene che a volte ci sono degli strani contrasti tra quello che uno fa e quello che uno dice. Però certo che questo si fotografa così, dice: io sono un fotografo, vabbè, ci crediamo, però lui si fotografa esattamente come poteva fare un pittore. Poi ci sono altre foto molto più, però voi capite che qua, non so, per esempio, queste visioni del mondo che offrono i pittorialisti, questa è una visione di New York tra la fine dell'8 e gli inizi del 9, c'è una componente romantica molto forte, cioè c'è il Flatiron, che per allora era il massimo della modernità, no? Quello che per noi oggi è un edificio quasi antico e che è il massimo della modernità, però loro fanno vedere, questi fotografi, cioè questo amore nei confronti di, cioè, gli alberi, queste luci quasi parigine, c'è questo, oppure guardiamo, ecco, foto di questo tipo, sia da un punto di vista del soggetto che dall'uso di questa gomma bicromata che dà questo effetto abbastanza sconvolgente di sgranatura. Cioè sono degli oggetti di una bellezza pazzesca. E io trovo che mentre noi negli anni, io quando ho iniziato a occuparmi di storia della fotografia, praticamente già quando mi stavo laureando, la mia insegnante di storia dell'arte contemporanea, con la quale avrei voluto laurearmi, ma allora non si poteva cambiare docente, adesso ti cambiano come se fossero noccioline, no? Ti scelgono il lunedì, il martedì ne hanno trovato un altro più simpatico, scelgono quello là. E allora io avevo chiesto la tesi e mi sono dovuta tenere quella che avevo scelto, però avevo concordato l'esame con questa donna bravissima che io avevo di storia dell'arte contemporanea, che veniva dalla Normale di Pisa, e le avevo detto: ma io ho un grande interesse per la fotografia. Allora lei mi ha detto: perché non guarda i materiali di Deren, no? Il grande Deren aveva utilizzato la fotografia, lei aveva intesa in un altro senso, aveva utilizzato la fotografia perché gli erano state date tra le mani dei materiali di Giotto, che era stato ripreso, e Deren era arrivato a fare dei quadri molto vicini a Giotto proprio servendosi della fotografia. In quegli anni, in quegli stessi anni, appunto, i fotografi, guardate che atteggiamento avevano nei confronti del loro stesso mezzo. Poi Steichen è uno dei grandi inventori della fotografia di moda, perché lavora con Denast, ecco, qui per esempio aveva già capito tutto, in tempi di pittorialismo già faceva il ritratto a Mrs. con Denast, era una buona amicizia, no, da coltivare, perché dopo sarebbe... Poi diventa il primo direttore di dipartimento del MoMA di fotografia e crea questa grande mostra, The Family of Man, che è una mostra che rappresenta un mondo nuovo, cioè rappresenta questo mondo che va in...
il post bellico, no? Cioè l'idea di un mondo in cui si ricomincia ad avere fiducia dell'uomo, perché bisognava avere fiducia dell'uomo, no? Dopo tutto quello che era successo durante la guerra, dopo quello che era successo, io ricordo una storia che mi ha sempre colpito molto. Io ho avuto la fortuna straordinaria di frequentare Franco Vimercati. E Franco Vimercati era un grande cultore di Morandi, no? Aveva una passione vera per Morandi, una passione, raccoglieva libri, catalogo, qualche disegno, insomma, aveva una vera passione. E io gli ho detto, Franco, ma tu sei molto vicino a Morandi? No, cioè io sono antitetico a Morandi, no? Perché Franco faceva le zuppiere, le bottiglie, allora poteva, iconograficamente, dopo ve le faccio vedere. Cioè, perché Morandi sul suo comodino teneva i pensieri di Pascal, io tengo le poesie di Choran, cioè e di Paul Celan, no? Erano i suoi libri, tutti e due allegrissimi, però il discorso è che c'erano gli scritti di Choran e le poesie di Celan, cioè il discorso era passata la Shoah di mezzo, e lui diceva che da quel momento in poi l'uomo aveva per forza dovuto cambiare il suo atteggiamento nei confronti della vita. Cioè Morandi era un uomo antico, era nato nel 1890 e negli anni 40, quando peraltro sapete che Morandi ha avuto un'esperienza pazzesca, quando si trovava a Grizzana sfollato negli anni di guerra, come si usava allora, i nazisti portavano la popolazione ad assistere alle fucilazioni, e Morandi viene portato ad assistere a una fucilazione e rimane sconvolto, quest'uomo che aveva già oltre 50 anni rimane sconvolto e disegna un muro di una casa con sopra un rametto che sembra un rametto di olivo, un rametto della pace, che era diversissima da tutte le altre, cioè diversissima per uno che non ha l'occhio attento, dice uguale alle altre, no, era diversissima perché c'era qualcosa, era come quasi un richiamo alla vita, no? Dopo che quest'uomo era stato messo di fronte alla tragedia. Ecco, perché vi ho nominato Vimercati? Perché per me Vimercati, ma ve ne parlo dopo perché li ho messi in ordine, se no comincio a far casino. Poi ecco, io vi ho portato un'altra donna che io ritengo straordinaria, che è una surrealista, è una fotografa surrealista, anche lei ebrea, anche lei che fa delle cose, è Claude Caon. E Claude Caon decide a un certo punto di, ecco, guardate, queste sono cose fatte, siamo intorno al, scusatemi, allora, questi oggetti, capisco che siamo intorno, come si fa a farlo? Così me lo insegnano sempre i ragazzi, ecco, faccio bella figura, perché io purtroppo sono di una generazione nata con le diapositive, le ho portate tanto anche allo IED, arrivavo con delle valigie cariche di roba che dimenticavo tre volte su quattro qua. Questa è questa donna androgina di cui si è occupata molto Rosalind Krauss. Queste sue forme di travestitismo surrealista, lei è una donna molto libera che a un certo punto anzi esagera ed esaspera, lei era ebrea, omosessuale, comunista, le aveva tutte, le mancava di essere nera, povera donna, dopo le aveva veramente donna, quindi le aveva veramente tutte per essere, infatti viene messa a un certo punto, era talmente, esibiva talmente tutte queste sue tragedie per quel momento che la mettono a un certo punto nel campo di concentramento e poi esce, ma non esce tanto bene, tanto che muore poco dopo. E lei si fa questi autoritratti, lei è una performer degli anni 20, cioè è una performer geniale che ecco perché se uno guarda oggi oggi ci sono degli artisti bravi che fanno performance, però se uno non ha presente non solo tutta la stagione delle performance degli anni 70, le John Jonas che lavorano ancora, le Gina Pane che non lavorano più perché sono morte, tutta una serie di artiste, tutte le austriache, ma se uno non ha presente che questo era il mondo di... Abbiamo anche qua una performer in sala, no? Gli amici artisti che sono venuti. Cioè, il problema è che se noi non capiamo l'importanza di questa benedetta storia, no? La storia è fondamentale per dare una lettura un pochino più complessa
di quello che invece ci offrirebbe una conoscenza solo del quotidiano, no? Cioè la storia è una grande lente che ci dà la possibilità di andare in profondo, di capire quello che stiamo facendo. Cioè secondo me che uno faccia l'artista è bellissimo, ma anche se uno fa fotografia commerciale o uno fa, cioè deve avere una consapevolezza di quello che sta facendo. Perché se uno non ha una consapevolezza di quello che sta facendo, come possiamo pensare che lavori in maniera, ma non solo onesta, ma in maniera intelligente, no? Cioè, io lo vedo nel mio mestiere, cioè io leggo talvolta, recentemente ho letto delle cose scritte da Warburg. Warburg è uno di quelli che, diciamo, è morto nel 29, per cui è vissuto su per giù come questi signori. Cioè Warburg, dove sta la genialità di Warburg? Warburg, a parte che è uno che per me ha la mia ammirazione sconfinata e qualcuno che è qua presente in sala sa bene quanto io ami i libri, Warburg vende il diritto di primogenitura al fratello, già cioè a 12 anni, dice: io ti cedo la primogenitura in azienda, però tu mi fai una buona biblioteca. Il fratello non sa a cosa va incontro, perché la biblioteca di Warburg è una delle più grandi biblioteche del mondo. Quindi il povero fratello praticamente non solo rimangono gli altri quattro fratelli a pagare la biblioteca di Warburg, che è enorme. Ma per Warburg la fotografia è stata fondamentale, cioè la lettura delle sculture, per esempio, perché la fotografia ti aiuta a dare un'altra lettura, no? Cioè noi pensiamo che uno come Medardo Rosso a un certo punto interrompe la sua attività di scultore perché fotografa le sue opere e poi cosa fa? E poi ritaglia le sue fotografie e ricomincia a scolpire 4 anni dopo, cioè la fotografia gli serve per ragionare. Ecco, capiamo il senso di guardare le foto della Claude Caon all'alba del 2019, 100 anni dopo. Queste cose hanno 100 anni. Capite che questa donna per me è un mostro, cioè non è un mostro perché è brutta, è un mostro perché, no, perché poi dice la Madesani ha detto, no, la Madesani, poi amava i gatti ed è un'altra delle mie grandi passioni, però devo dire, guardatela qua, cioè truccata con la maglietta con la scritta, ma non era perché andava a comprare sotto casa la maglietta con la scritta, cioè se le faceva lei queste scritte, erano delle dichiarazioni. Non voglio fare la femminista, ma la faccio. La Claude Caon è considerata e conosciuta da pochissimi perché è una donna. Perché se Claude Caon fosse stata un uomo, sicuramente il suo lavoro sarebbe molto più celebrato e molto più conosciuto. Ma per molti anni tutto ciò che era femminile non veniva neanche esposto nelle gallerie. Però oggettivamente qui siamo di fronte, guardatela qua, cioè c'è tutto un gioco performativo geniale. E non a caso appunto Rosalind Krauss, che è una di quelle grandi storiche dell'arte a cui le persone come me, almeno io guardo con attenzione a quello che fanno, ecco, si è occupata di questa donna, dei suoi travestitismi, ecco, guardatela qua. Sembrano dei giochi tra il fotomontaggio, e poi se ci pensiamo bene, per esempio, anche la storia della fotografia legata alla storia del Bauhaus, cioè è stata iniziata, certo Molinaghi, ma Lucia, che era sua moglie, era quella che della coppia parlava il tedesco, perché il marito non sa, Laszlo quando arriva dall'Ungheria non sa il tedesco, lei era cecoslovacca e il tedesco lo sapeva perché la Cecoslovacchia parlava tedesco anche, mentre lui era ungherese non lo sapeva. Quindi e lei scrive una storia della fotografia in anni non sospetti, cioè negli anni 30, fantastica, e non solo, poi inventa la microfilmatura per la guerra. Cioè lei inventa i microfilm e va a lavorare al servizio degli inglesi per fare questi microfilm, dopodiché alla fine si scoccia dove va a vivere, in Svizzera e muore in una rapina in banca perché le sparano, mi sembra a Zurigo, a 94 anni, cioè una morte fantastica, essere uccisi in Svizzera in una rapina in banca a 94 anni sembra è una storia da romanzo. Io ho fatto una mostra in Svizzera di Lucia Molinaghi con le fotografie che arrivavano dai loro musei e devo dire che la donna era geniale, ma aveva un marito più importante di lei, perlomeno nella storia. Poi io faccio un salto, un grande salto, perché voglio farvi notare una cosa. Qui io amo molto i Becher, i miei alunni un po' meno perché li trovano noiosissimi, lo so, anche se fingono, manifestano grande interesse, ma so che è per far piacere a me.
Ecco, i Bescher sono stati, perché sono morti entrambi, erano nati negli anni 30, nel 31 lui e nel 34 lei, sono stati due maestri straordinari. Lei era una fotografa commerciale, il marito era un pittore, lui voleva fare una sorta di Pantheon di tutti gli edifici che lo circondavano, le varie tipologie di edifici con la pittura. Lei dice no, non si può fare, lo devi fare con la fotografia, non è pensabile di usare la pittura, e cominciano a fare le foto nei loro circostanti, in Germania, poi il Belgio, poi la Francia, poi arrivano fino agli Stati Uniti. Che cosa sono stati i Bescher? I Bescher sono stati innanzitutto due grandi docenti, no? Cioè come se allo IED avessero insegnato i Bescher, no, hanno creato una vera e propria scuola straordinaria da dove sono usciti dei nomi tipo Strutt, tipo Ruff, tipo Gursky, tipo Elgeresser, niente di che. Ecco, i Bescher sono stati questo, sono stati due mostri sacri e sono stati anche premiati col Leone d'Oro, la Biennale di Venezia, per la fotografia, no, per la scultura, perché non esiste il Leone d'Oro alla fotografia, ma perché in realtà loro hanno lavorato sulle forme, hanno lavorato su queste immagini, su questi grandi oggetti della nostra modernità. Queste sono delle grandi sculture in realtà, anche perché a un certo punto questi doppi serbatoi per l'acqua, queste Wasserturm, questi oggetti sono delle grandi sculture minimaliste, cioè perdono la loro valenza esclusivamente di edifici, diventano dell'altro. E loro loro direi che sono stati dei veri e propri apripista per tutto un mondo, non solo per i loro studenti, che sicuramente hanno messo in piedi una scuola straordinaria. A me è capitato 2 anni fa di vedere in Germania una mostra dedicata ai Bescher e alla loro scuola, veramente straordinaria, a Francoforte, una mostra di grande peso, anche di grandi costi, temo, ma da Candida Höfer, insomma, una serie di personaggi molto importanti. Ma poi hanno l'influenza che hanno avuto sui nostri, cioè Gabriele Basilico non faceva fatica a raccontare questa storia, che a Milano nel 1976 un famoso gallerista che oggi non è più a Milano perché ha aperto Palazzo Butera a Palermo, che si chiama Massimo Valsecchi, aveva fatto una mostra bellissima dei Bescher nel suo spazio galleria in via Santa Marta. Lui è sempre stato un po' più collezionista che gallerista, e aveva conosciuto i Bescher e aveva fatto questa bellissima mostra. Dato che le mostre che si facevano in quegli anni da Valsecchi avevano per protagonisti i Bescher, Gilbert and George, i vari personaggi dell'arte, cioè, a parte che lui aveva in galleria sempre un pezzetto di Claudio Costa, un pezzetto di Gerhard Richter, cioè aveva delle cose strabilianti, non lo so, Kudo, l'artista giapponese pochissimo conosciuto che lui aveva portato in Italia, Eric Dietmann, cioè aveva delle cose bellissime. Gabriele Basilico butta il naso nella galleria di Valsecchi e scopre la coppia dei tedeschi, scopre questi Bescher che per lui sono una folgorazione, cioè lui veniva dall'architettura, veniva dal Politecnico dove era laureato in urbanistica, aveva imparato tante cose, ma scopre finalmente che si può fare con la fotografia un lavoro sul paesaggio che però abbia dietro le spalle una speculazione di tipo artistico, no? Una matrice artistica, di ricerca. E lui diceva: io quando ho visto quella mostra ho capito che mi stava succedendo qualcosa, e infatti poco dopo gli succede che comincia a lavorare a Milano Ritratti di Fabbrica, cioè dove i Bescher sono un fondamento, no? E quella mostra ha aperto le vie e le strade del mondo a Gabriele Basilico, di cui parleremo dopo. Ecco, io qualche anno fa a Parigi, all'inizio, forse nel 2000, vidi una mostra bellissima che si chiamava Voilà le monde à la tête, ecco il mondo nella testa, e c'era un bellissimo spazio dove questa parete era piena di fotografie dei Bescher, piccole, tutte in piccolo formato. Quest'altra parete, speculare, aveva tutti i ritratti di Sander, no?
E quando voi queste due cose le vedete insieme, ci passate in mezzo. Io Sander non l'ho messo, ma adesso ve lo pesco, perché non è detto che tutti debbano sapere. Io faccio anche questo mestiere e devo anche far vedere un attimo, giusto, quattro cose di Sander, non erano previste, ma non abbiamo certo i... Allora, ecco, questi sono i ritratti di Sander, uomini del XX secolo. È la Germania della... all'inizio del Novecento, poi piano piano diventa, in tutto questo trovate, cioè io ci trovo poi il cinema di Reitz, ci trovo il Nastro Bianco, ci trovo quella Germania straordinaria della Repubblica di Weimar, ma anche lugubre, che stava per dare vita al nazismo, no? Cioè, guardate questa foto, sembra, cioè questo qua, questa specie di cioè questo uomo della razza eletta, senza collo, perché poi lui li prendeva tutti così, erano tutti grassi, nani, no? Cioè voleva far vedere che questi, che si sentivano superiori al resto del mondo. Cioè lui aveva fotografato gli zingari, perché cioè non ci dimentichiamo che gli zingari sono finiti nei campi di concentramento tanto quanto gli ebrei o i comunisti o gli omosessuali. Quindi lui ha fatto vedere che la Germania era fatta anche di zingari, era fatta di zingari, era fatta di persone anche basse e grasse, che non tutti avevano gli occhi azzurri, che non tutti erano di una razza eletta, come, cioè era, ma lo fa con la forza dell'immagine. A volte non hai bisogno, certo c'era chi come John Erfil parlava e faceva questi fotomontaggi straordinari e aggiungeva delle scritte, oppure c'era chi come Sander faceva vedere queste cose. Questo è sicuramente un uomo che ha fatto la prima guerra mondiale e che poi si trova senza gambe, cioè che è quello che, cioè le guerre questo fanno, no? E questo lavoro viene ripreso tra l'altro da Wim Mercatine. Ecco, questo è l'uomo, il giramondo, no? il gitano. Cioè la Germania era fatta di tante persone, ecco perché a me questi discorsi che si fanno anche adesso tanto contro gli zingari, ma non perché io sia una che, cioè, ho la passione, no, ma perché penso che poi le persone siano persone, no? Quando sento parlare di queste cose mi rabbrividisco, mi viene subito paura, mi viene in mente... Come diceva Woody Allen, no? Che quando sentiva Wagner gli veniva in mente l'invasione della Polonia, no? E a me è un po' la stessa cosa, cioè mi fa venire un po' male. E qui fa vedere quest'uomo chiaramente affetto da nanismo, che sta lavorando, elegantissimo, no? È bellissima questa foto, ma che è un uomo comune, cioè è un tedesco anche lui, tanto quanto gli altri. Vi faccio vedere giusto, appunto, perché continuiamo a fare trasgressioni. Prima vi ho parlato di Erfield, cioè Erfield lavorava per questa rivista Arbeite Illustrierte Zeitung, che era un giornale antinazista, e poi infatti scappa e se ne va in Inghilterra, perché se lo pigliavano, lo facevano arrosto. Cioè vi volevo far vedere, ecco, per esempio, no? Queste sono i suoi fotomontaggi, fasciavano la testa con informazioni sbagliate, no? Che è esattamente, se ci pensiamo, guardate che non è così lontano da tutte le scemenze che ci mettono nella testa con la cattiva informazione facile che ci danno, no? Perché il potere della comunicazione, ma non lo dico io, lo diceva Foucault, è fondamentale. Cioè la comunicazione... Dov'è che la gente impara tutte queste sciocchezze, che ci sono questi che arrivano, che ti violentano, no? I marocchini, gli zingari, cioè perché la gente ha questa cattiva informazione, no? Cioè questa è una mano di scheletro con gli aerei, no? Ecco, guardate, qua c'è Hitler che si specchia e diventa uno scheletro, così nel Medioevo, così nel Terzo Reich, cioè la tragedia della tortura, ecco, questi che gli davano e compravano solo armi, dice: adesso cosa mangiate? Il cane mangia un bullone, il bambino mangia una scure, la mamma mangia un manubrio. Cioè se tu compri solo armi il popolo non ha più da mangiare, no? Cioè c'è la fame, guardate che meraviglia, cioè sono delle cose straordinarie, la iena del potere, no? La iena della guerra. E insomma,
Quindi negli stessi anni in cui opera Sander, opera anche un personaggio di grande livello come Erfil. Ritorniamo ai Bescher che sono stati veramente, hanno rappresentato con la loro scuola una grande fonte di sapere per la fotografia contemporanea. Per cui, ecco, per esempio, un signore come Andreas Gursky, che appunto attraverso la storia dell'arte studiata su Art Price risulta uno dei più importanti, perché è un fotografo che è una foto di Gursky, qualcuno mi può correggere se sbaglio, ma è andata coi diritti a 3 milioni di euro. Sì, a 4, vedi che io mi sbaglio sempre di milioni, sarà perché non li ho, quindi non li so contare. E, ecco, c'è sempre questa idea della massificazione, no? Cioè il libro, la massa, il numero, no? La stra... Guardate questi edifici, nella la borsa di Tokyo, no? L'uomo perde la sua identità perché non è più un uomo, diventa una formicuzza in mezzo a tutta questa gente, no? Perde il suo potere, cioè diciamo che in un mondo antiumanistico, in un allontanamento dai valori dell'umanesimo, no? Che è l'umanesimo odierno, ecco, le borse, no? E poi lui appunto fa delle foto di vuoto, ecco, questo è un'altra borsa a Chicago, no? Vedete che evidenzia i colori, diventa, uno non sa più bene se è di fronte a un quadro informale o a una fotografia. E poi in Cina coloro che mettono nei panierini i pezzi di pollo, no? Cioè dove l'uomo è disumanizzato tanto quanto lo è sempre stato in epoca fordista con le catene di montaggio. Cioè non è che l'uomo allora fosse, dice, come stava bene, no, cioè era queste case alveare, no? Cioè, in realtà Gursky fa un lavoro esteticamente perfetto, straordinario, perché noi stiamo parlando di arte, per cui ci vuole anche la componente estetica, però riesce anche a dare un messaggio sociale, no? È chiaro che poi qui si entra in un conflitto, dice, ma come, costano 4 milioni di euro questa foto? Vabbè, magari ce n'è qualcuna che costa poco, costa 80.000, 90.000 euro, però io entro in un conflitto mio, no? Mi dico, cioè, ma queste cose, coloro che se le possono permettere, coloro che se le possono comprare, sono in realtà probabilmente quelli che guadagnano con le borse, no? Quindi, cioè, è sempre un ragionamento che io faccio e mi preoccupa, no? Perché è una grande conflittualità che io mi ogni volta che mi avvicino al mio mestiere, no? Io in fondo mi occupo, mi dice, ma sai, in fondo il critico d'arte non ha problemi perché ti occupi di lusso, no? Io mi sento poco bene, cioè mi sento come una che fa i gioielli per Bulgari. No, non è così, cioè secondo me l'arte è anche altro, spero che sia, per me è soprattutto altro, però ecco, questi sono gli allievi dei Bescher che riescono a... Queste sono è una serie di fotografie in cui loro piano piano Gursky si avvicina sempre più alla piramide, no? Al tessuto della piramide fino a... E poi qui ci sono le case delle banlieue parigine. Molti sociologi sostengono che siano proprio le banlieue, le nascite, sono i luoghi dove sono nate le grandi rivolte, no? Grandi rivolte, cioè perché è una società massificante, no? È l'antiumanesimo per eccellenza. Tu a un certo punto ti trovi lì esattamente come le nostre Torre Maura, come le nostre Casal Bruciato, no? Dove la gente vive talmente male che ci si odia gli uni con gli altri, no? Perché poi l'analisi è molto complessa, io non sono un sociologo, però mi basta già la storia dell'arte. In tutto questo, ecco, volevo farvi vedere un altro allievo dei Bescher completamente diverso, che invece fa un lavoro molto estetizzante, che è Elger Esser, no? Elger Esser fa un lavoro estetizzante che piace molto perché rimanda al vedutismo, no? Al grande vedutismo di origine fiamminga, nordica,
con queste luci stupende, questi progetti, questi prodotti ben confezionati, no? Guardate, queste sono normalmente molto grandi, vengono realizzate anche in senso, in una chiave estetica molto, molto affascinante. E io trovo però che Helger Esser abbia un suo, cioè proprio questo suo mondo di riferimento, questi suoi paesaggi, questo vedutismo seicentesco, mi viene in mente Van Ruysdael, questa gente del Seicento fiammingo olandese. Ecco, io trovo che ci sia una grande conoscenza della storia dell'arte, no? Quindi è vero, fa un lavoro che non ha impegno, che non ha, però insomma c'è spazio anche per lavori di questo tipo, no? Che ci fanno riflettere anche sul senso del porsi in un cammino, appunto il cammino storico-artistico. Ritornando a un discorso che stavo facendo prima, Gabriele Basilico, cioè Gabriele Basilico è stato un personaggio di grande forza. Milano Ritratti Fabbriche sicuramente, ma anche questo lavoro che lui fa dopo Milano Ritratti Fabbrica, che è quando viene chiamato dalla Mission Photographique de la Dattar. Jean-François Chevrier vede la mostra di Basilico al PAC, decide di invitarlo a far parte di questa mission di fotografia del territorio in Francia. È l'unico italiano a partecipare, quindi insomma è giovane quando partecipa alla missione, sta sei mesi in Francia, fotografa le coste del nord-ovest e fotografa un'altra cosa che lui ama moltissimo durante quella missione, che è un lavoro parallelo, che sono le navi, perché lui nelle navi trova che ci siano i grandi condomini viaggianti, i grandi edifici viaggianti. E quindi questo è un lavoro bellissimo, che lui fa, che apre le porte a qualcos'altro, apre le porte a un basilico fotografo di paesaggio che noi italiani, per noi Basilico è la città, in realtà Basilico ha fotografato anche molto, molto fuori dalle città, ha fotografato il Trentino, ha fotografato la Valle d'Aosta, ha fotografato la Svizzera, ha fotografato delle situazioni, ha fotografato Beirut, ha fotografato anche la guerra con una forza strabiliante, no? E ecco, queste sono le foto che lui fa per la Dattar negli anni '80, un lavoro bellissimo, un lavoro sicuramente di grande sapere fotografico. Lui si compra un grande formato portatile consigliato da Kudelka, che quando lo vede con questo grande formato, che Basilico piegato in due, che non era propriamente un omino, era un omone, dice: ah, comprati un portatile, cioè. Allora sì, lui mi raccontava questa storia. Ecco, per esempio, l'esperienza di aver conosciuto Basilico per me è stata un'esperienza bellissima, perché avevamo in comune l'amore per i libri, no? Quindi ogni volta che si andava da Gabriele, forse Gabriele sapeva, no? Allora, che io li amavo particolarmente, diceva: ecco, guarda, ho fatto l'ultimo mese questi due libri. Allora mi regalava i libri fatti nel tempo che trascorreva tra un nostro incontro e l'altro. E infatti commovente pensare che nel 2005 Corraini fa questo bellissimo libro, non so se è già una rarità anche quello, ma è il libro sui libri di Gabriele Basilico, no? Che è un gioiellino. Uno arriva, è a tal punto malato di libri, come diceva Munari e poi Lucini, a tal punto libridinoso, che arriva a farsi un libro sui libri, no? Cioè, che è il massimo della passione folle. E questo libro, Bord et Mer, è un libro che addirittura ha avuto tre edizioni. Cioè ha avuto una prima edizione con Arge Kunst, poi una seconda edizione con Dalai e una terza edizione con Contrasto. Quindi Baldini, Castoglia, Dalai, Contrasto, cioè questo è un libro che è, in ogni edizione c'è qualche aggiunta, per cui i veri collezionisti ce le hanno tutte e tre, mi raccomando. Abbiamo un libraio qua in sala che purtroppo mi conosce, perché io sono una appassionata vera. Poi naturalmente Basilico, io stavo cercando di, ecco, Milano Ritratti di Fabbriche è un lavoro bellissimo, perché
ci serve in due chiavi. Intanto è il primo lavoro che lui fa dopo aver visto i Becher anni 70, ma prima faceva dei lavori leggermente diversi, un pochino più commerciali, poi racconta una Milano che secondo lui sarebbe scomparsa per sempre. Vi posso testimoniare che non è scomparsa questa Milano, c'è ancora c'è una foto di un edificio ripreso vicino a casa mia, questo, che è esattamente identico, cioè queste grandi centrali, queste grandi cose, no? E questo, eccolo qua, questa è via Ponte Nuovo, e questo edificio è bellissimo, adesso è sopra via, sulla Martesana, esattamente sulla Martesana. E poi lì nascono queste leggende, dice, ma a che ora le faceva? Ecco, era la domanda che più mandava in bestia Basilico, dice, a che ora le facevi? Ma cosa ve ne importa? Cioè, nel senso che non era, cioè, queste cose non le chiedi mai a un pittore. Ai fotografi si fanno sempre domande che pendono un po' nella coglioneria, no? Cioè, dice, a che ora le facevi? Ma mandavi via le persone? Ma chi se ne importa? Nel senso che non è questo il problema. Cioè, qui siamo di fronte a un problema d'altro tipo, siamo di fronte anche a un lavoro di... Anche questa è fatta nella stessa zona. Poi ci sono altre zone che sono cambiate. E così lui le voleva, no? Perché lui diceva, io le voglio così, le voglio stampate piccole queste foto e le voglio affrancate solo da un vetro, cioè erano col vetro e avevano dei blocchini dietro, e praticamente se cadono i blocchetti cade anche il vetro perché non sono incorniciate. Lui le voleva così, con queste cornicette a giorno. Infatti io le avevo mostrate a Venezia, e attaccare quella mostra c'era un allestitore, chiaramente non io, ma credo che ci abbia maledetti tutti, perché avevamo creato però era così che si doveva fare, no? Ecco, lui per esempio, io quando i ragazzi, è stata una mia grande soddisfazione, un anno ero allo IED a fare una lezione qua, e mi ricordo un mio studente in seconda fila, dice, ma cosa ci vuole a fare queste foto? Le sa fare anche mia zia, no? Ah, dico, beh, allora hai una zia geniale, presentamela. E al che mi ricordo due anni dopo questo stesso ragazzo mi scrisse, mi ha detto, nella sua maniera un po' strana, dice, professoressa, lavoro in una specie di discoteca, voglio far vedere delle immagini, mi darebbe la sua cartella su Basilico perché le voglio proiettare, mi piacciono troppo. Allora dico, vabbè, io naturalmente non glielo date, perché se fosse passato qualcuno a vedere le immagini della discoteca, però per il suo metro, che era il massimo proiettarla in quella discoteca lì, vuol dire che quelle lezioni forse qualche piccolo granello lo avevano lasciato, no? E improvvisamente non erano solo le foto della zia, ma erano qualcosa di più e di diverso. Io poi qui ho portato altro, cioè perché quando parlo dei miei argomenti mi entusiasmo sempre. Questo è un altro grande maestro che ha usato la fotografia da artista, è Franco Vaccari. Vi faccio giusto vedere, anche lui era andato all'Isola di Wight, ma vi faccio vedere un lavoro che secondo me è fondamentale, ma non solo secondo me. Lasciate una traccia, lascia su queste pareti una traccia fotografica del tuo passaggio. Lui viene invitato alla Biennale di Venezia nel 72 da Renato Barilli. È una biennale particolarmente importante per la fotografia, perché è la biennale dove viene invitato il lavoro di Diane Arbus, scomparsa suicida l'anno prima, quindi questa grande maestra di fotografia. E Franco Vaccari viene invitato da Barilli in una sezione riguardante i libri, no? Perché all'interno del catalogo sono divisi e lui è all'interno di questa sezione. Infatti, come funziona? Lui riesce a noleggiare due macchine Photomatic, queste macchine che si trovano ancora sotto le metropolitane per farsi le foto. La persona doveva pagando, perché dice, era fondamentale che pagasse per farsi queste foto, altrimenti ognuno ne avrebbe fatte 2000 buttandole via. Invece se paghi ne fai una sola. Doveva poi mettere in un cestello. Le fotografie venivano poi valutate dalla censura, perché magari c'era qualcuno che faceva delle foto oscene, e poi potevano essere appese in questa maniera al muro. La cosa interessante è che questa è un'esposizione in tempo reale, cioè un'esposizione che cresce su se stessa,
È un'esposizione che non è uguale il primo giorno e l'ultimo giorno. Infatti il libro viene fatto un anno dopo, perché il libro è del 73, è un libro bellissimo della Nuova Foglio, rarissimo da trovare, all'ultimo mia c'era chi l'aveva. Io ce l'ho ed è un libro al quale tengo moltissimo ed è un oggetto meraviglioso, no? Cioè il libro racconta e riporta queste immagini, no? Queste immagini delle persone che si sono fotografate, che hanno lasciato una traccia. Questo è Vaccari di fianco alla sua Photomatic, cioè hanno lasciato una traccia. Cosa diceva Peirce? Che la fotografia è una traccia, è un'impronta, è un indice, è una registrazione, no? Quindi lasci una traccia del tuo passaggio, e come la lasci? La lasci attraverso la tua fotografia, cioè tu ti dici ci sono stato e quindi mi sono fotografato. Cosa diceva Peirce appunto? Che per raccontare le mele Cézanne non aveva bisogno di avere davanti le mele, e sono un capolavoro. Se tu però vuoi fotografare due mele, quelle mele le devi, perlomeno fino a tutto il mondo dell'analogico, quelle mele le devi avere davanti e le devi avere di fronte. Vaccari ha fatto dei lavori importantissimi, e la cosa interessante di Vaccari è che Vaccari nel 79 pubblica Fotografie inconscio tecnologico, ed è un libro fondamentale. Cioè, tra l'altro, da chi viene pubblicata la prima edizione? Viene pubblicata dalla casa editrice Punte Virgola, che era la casa editrice di Ghirri, perché Ghirri è stato anche un editore. Cioè Ghirri è stato un editore, è stata credo la sua più grande debacle, no? La casa editrice, perché il sogno dell'editoria fa perdere soldi a chiunque, no? Quindi Ghirri a un certo punto chiude la casa editrice, non riesce neanche a pubblicare il suo Viaggio in Italia, che viene pubblicato dalla casa editrice Il Quadrante di Alessandria, però è un'esperienza straordinaria, no? Cioè un'esperienza straordinaria, perché lui capisce, poi prometteva a tutti i libri, no? Mi raccontano alcuni artisti, mi raccontava Guido Guidi che doveva fare un libro, però Guido Guidi è lento, per cui no, la casa editrice era già chiusa quando lui era pronto con il libro, no? C'era questo mondo straordinario di cultura fotografica, ma in realtà... E lì c'è sempre stato però il dibattito, perché pare che durante la Biennale del 78, quando viene fatta da Luigi Carluccio la mostra L'immagine provocata, i fotografi veri abbiano scritto una lettera contro gli artisti che usavano la fotografia. Cioè, quindi c'è sempre stata questa inimicizia, questi dissapori. Il mondo della fotografia è un mondo complicato, è un mondo complesso, è un mondo pieno di... così anche di strane vicende. Un altro mostro sacro che utilizza la fotografia in realtà è Boltanski, che la utilizza in una maniera, ecco, cioè per esempio queste installazioni di Boltanski sono delle fotografie che hanno volutamente hanno una definizione bassissima, perché qui non importa il linguaggio, ma la fotografia deve essere per forza oggetto della memoria. Prima, quando ho iniziato, vi ho raccontato che uno dei temi, degli argomenti della mia conversazione sarebbe stato da parte di alcuni fotografi degli ultimi anni, in particolare Thomas Demand, ma prima ancora Casebeer, di creare dei paesaggi. Cioè, se la fotografia è comunque stata per più di un secolo una immagine che racconta un paesaggio esistente, nelle immagini di questi signori, Casebeer che vi racconta questi strani paesaggi, oddio mio, sono quelle orrende che mi porto sempre, adesso ve ne cerco una un pochino meno brutta. Ecco, questo qui per esempio è la sua, sono queste sue celle. Lui ricostruisce le celle dei prigionieri condannati a morte, queste celle dell'ultimo... come si dice, del braccio, come si chiama il braccio? Il braccio della morte, è giusto, se si parla di morte è il braccio della morte. Allora, il braccio della morte, lui ricostruisce, però sono tutti modellini, no? Come modellini sono quelli di Thomas Demand, che crea questi modellini, dopo possiamo approfondire ciò che vogliamo, ma anche quelli di Thomas Demand sono modelli, aspettate, ve ne faccio vedere uno, ecco, questo qua.
per esempio, questi sono foto sempre, sono tutti di carta, sono la creazione di un ufficio, no? Della nostra contemporaneità, dei nostri bagni, sono la ricreazione di mondi. Questo è una cosa emulante una festa svizzera, piuttosto che queste cose, no? Cioè, e noi abbiamo visto, vediamo da Prada, c'è cioè questo bellissimo lavoro di Thomas Demand fisso, no? Stabile. Questo è appunto, è la creazione dei nostri, della solitudine dell'uomo contemporaneo. E devo dire che oltre a Demand pensiamo a un lavoro come quello di Paolo Ventura, che invece non ricrea la solitudine dell'uomo contemporaneo, ma nel lavoro di Paolo Ventura c'è, per esempio, per alcuni versi, la ricreazione di alcuni paesaggi americani, come in questo caso, oppure di paesaggi italiani che sembrano paesaggi degli anni della guerra, no? Io, se penso a Milano ai tempi di guerra, quando io non c'ero, la penso così, no? La penso con questi cortili, oppure a questi Luna Park dove uno si faceva il ritrattino con all'interno dell'aereo, no? Oppure il mondo questa libreria interamente creata in studio da Paolo Ventura, oppure questo che assomiglia tanto ai personaggi di Sander col cane lupo, no? In un mondo che non si capisce. E poi un artista di cui io mi sono occupata recentemente, che secondo me fa un bellissimo lavoro, non ho molte immagini sue, adesso sta a vedere che le sbaglio perché lui è qua e quindi non voglio far figuracce. Ecco, questi, per esempio, è un lavoro che è esposto in questo periodo in una galleria milanese, la Galleria Fumagalli, Il Regno della Quantità, è un lavoro di Filippo Ormellini, e questi sono tutti paesaggi che in realtà sono creati in studio. Che cosa ti viene in mente guardando questi paesaggi? Si aprono molte domande, no? Questi non so, cioè io ne ho uno attaccato in un posto, insomma, in casa mia, in campagna, e quando la gente viene, la maggior parte, cioè le persone non capiscono che sono paesaggi totalmente creati, inventati, no? E c'è questa solitudine dell'uomo contemporaneo. Sono paesaggi che apparentemente, se uno lo guarda così, non darebbero adito a speranza, però c'è una cosa in questo paesaggio che secondo me dà adito a speranza, e sono le stelle nel cielo, è la natura che comunque è presente, che ci fa da guida, perché in fondo, se pensiamo anche agli antichi, trovavano nelle stelle, oppure questo è un lavoro leggermente più vecchio, ma sono in realtà dei paesaggi che vengono creati con la cartapesta, no? Che vengono creati con la cartapesta, vengono colorati, diventano, e poi c'è tutto questo lavoro, e questo mi interessa perché durante le conversazioni con Armellini è venuto molto fuori, c'è tutto questo lavoro di Photoshop, che non è una vergogna, no? Io vado da già certi fotografi, dice: non ho mai usato Photoshop, balle, perché si vede chiaramente, cioè Photoshop è uno strumento in più, non è da criminalizzare, anzi è uno strumento tanto quanto è uno strumento usare il grande formato, usare la fotografia, usare il pennello, e sapere fare un lavoro di questo tipo, non è una criminalizzazione dei nuovi strumenti della foto. Cioè io queste foto le trovo interessantissime, no? Che poi sono dei mondi che da un lato non provano mai una presenza umana, no? Però non sono foto che secondo me possono essere definite immagini di un antiumanesimo, no? Perché l'uomo potrebbe avere un suo spazio. A me fa venire in mente certa letteratura americana, fa venire in mente certe situazioni della nostra, anche della letteratura. Secondo me questo è un lavoro fortemente segnato dalla componente letteraria, dalla componente filosofica, da una serie di ragionamenti che questo non è il luogo per fare, ma che trovo possano essere importanti. E anche di fronte a un lavoro come questo, poi chiudo, un ultimo artista giovane e poi chiudo, cioè di fronte a questo lavoro è impossibile non pensare che ci sia una conoscenza della storia dell'arte, della storia della fotografia. Il lavoro è il frutto di tutto un insieme di saperi, e lo stesso effetto me lo fa il lavoro di Francesco Del Conte, che mi ha mandato proprio l'altro giorno questo,
questo PDF, infatti l'ho chiamato per dire: senti, non è che sto facendo vedere le tue cose private, che maleducazione. Queste che sembrano delle tavole di pittura monocrom sono in realtà le fotografie dei cieli del Piemonte, prese uno a Torino, l'8 e il 9, Piazza San Carlo a Torino, Parco del Valentino, a Irasca e Pian della Regina sul Monviso. Vedete che a Torino le stelle si vedono quasi, no? Perché c'è l'inquinamento. In realtà, con un lavoro che può essere un lavoro sociale, un lavoro civile, un lavoro sulla natura, un lavoro, noi in realtà facciamo un lavoro che è fortemente segnato dalla storia dell'arte, no? Questi sono gli ingrandimenti delle stesse foto. Volevo farvi vedere questa cosa molto bella. Allora, questi sono dei lavori che Del Conte ha fatto in Giappone, no? Quando lui è andato in Giappone per fare un lavoro sugli incastri del legno, lui ha vinto una residenza e è andato in Giappone per fare questo lavoro. Vi volevo far vedere, gli incastri qua non ci sono, accidenti, ma perché non ci sono gli incastri? Scusatemi, eccoli. Lui riesce a farsi, va da un falegname di un'isola giapponese che non parla l'inglese, è costretto, a un certo punto sono costretti a chiamare un interprete, non capiscono niente, e questo falegname costruisce per lui alcuni incastri, e lui fotografa questi incastri. Perché l'incastro? Perché l'incastro è alla base di quale, sapete che il Giappone ha dei grossi problemi di terremoto, e quindi questi incastri devono essere particolarmente elastici e devono tenere in piedi le case, quindi sono alla base del mondo e delle costruzioni giapponesi. Vi volevo far vedere lui, ecco, questi sono dei dettagli, questa sono una serie di foto che alla fine per me sono ancora i Becher, sono ancora i mercati, sono ancora l'unico che poi alla fine non vi ho fatto vedere perché ve ne ho parlato, ecco. E poi ci sono queste grandi frese che lui ha fotografato, e per me queste grandi frese proiettate così diventano, come dire, una straordinaria uno straordinario legame ancora una volta con la storia della fotografia, la bellezza degli oggetti comuni di Walker Evans, dove Walker Evans va a fotografare intorno al 40 questi oggetti comuni che diventano delle grandi sculture, e di nuovo si chiude un cerchio: le sculture dei Becher, le sculture di questa gente. Scusate, prima di chiudere, per giustizia, io non ho fatto, ho parlato di Vimercati, ma povero Vimercati, non l'ho fatto vedere. Allora, giusto, voglio farvi vedere il lavoro con cui lui, intanto due minuti, le langhe, lui, questo è il suo primo lavoro in esterni e unico lavoro in esterni, va nelle langhe, si fa fare, chiede chi sono dei personaggi particolari che fanno lavori particolari, questi sono i cercatori di tartufi, questo è il medico, questa è la cameriera del bar, eccetera. Poi, dopo aver fatto questo lavoro, Vimercati ottiene l'unico vero grande successo in vita, gli fanno un libro. Fanno un libro intitolato Sulle Langhe, però la cosa completamente sbagliata è che fanno scrivere il testo a un grande personaggio delle Langhe, che è Davide Laiolo, personaggio importante nella resistenza al Partito Comunista. Però questo qua capisce che il lavoro di Vimercati è un grande lavoro sulla terra, sulle langhe, sul lavoro, sugli operai. Cioè, Vimercati quel testo non l'ha mai fatto vedere a nessuno, chiaramente, no? Perché Laiolo non aveva capito, chiaramente, non essendo uno storico della fotografia, quello che capisce in quegli anni il lavoro di Vimercati è Paolo Fossati, che è uno storico dell'arte. E dopo quello Vimercati comincia a fare le bottiglie di acqua minerale, fa questi 36 scatti di acqua di bottiglie, una diversa dall'altra, vengono messe in una mostra che Ghirri insieme ad altri li organizza a Modena. Fanno la mostra, il giorno stesso la mostra, la mattina dopo chiude perché hanno delle proteste, dice: ma come vi permettete di mostrarci le foto alle bottiglie di acqua minerale, vergognatevi, è una presa in giro, via, chiudono la mostra, serrano tutto, e il povero Vimercati se ne ritorna con le pive nel sacco. Oggi queste foto sono ricercatissime, sono importantissime, è stato uno dei nostri grandi fotografi che ha usato il concettuale. Come vedete, le persone non sono così capaci di intendere, queste sono le sue zuppiere, che lui per molti anni fotografa solo questa zuppiera, chiamata in realtà era un piccolo oggetto che la moglie aveva in cucina per metterci dentro le uova. È sempre la stessa immagine, tra l'altro chi conosce un po' la casa di Vimercati vede la finestra, vede le cose, sempre col grande formato, fotografato nel salotto di casa.
sono circa 300 scatti realizzati in 15 anni, in quegli anni non faceva altre foto, e poi gli ultimi suoi lavori, così perché il suo lavoro era un lavoro sul linguaggio fotografico, queste sono tutte immagini capovolte, ma non capovolte perché la visione della fotografia è una visione capovolta, anche la visione dell'occhio, e fa queste immagini negli anni prima. Io quando l'ho conosciuto negli anni 90 stava facendo queste fotografie, queste immagini capovolte, e le ultime che fa, e secondo me sono assai significative, sono le sfocate, sono delle immagini sfocate dove, è vero, sono le ultime foto che fa Vimercati, che muore giovane a 60 anni, vedete la Cameron era già una signora, nel 2001 morire a 60 anni si era giovani. E sono immagini che secondo me sono proprio delle sindoni, come delle tracce dell'esistenza, no? queste immagini bellissime, addirittura qua lui fotografa la macchina fotografica, no? E con il medio formato, questo è un oggetto delle sue foto. Ecco perché vi dicevo che, come tutti, gli facevamo questa domanda su Morandi. Questo è un oggetto che c'è in Morandi, torna in Morandi, è un oggetto che lui teneva a Grizzana. Ecco, invece Vimercati lo fotografa sfocato, perché è come un allontanamento, no? Un allontanamento dalla vita. Quando si chiedeva a Vimercati chi erano per lui i fotografi di riferimento, lui diceva, beh, sicuramente Mulas, ma il Mulas delle verifiche, e poi Giuseppe Cavalli. E devo dire che quando lui mi parlò di Giuseppe Cavalli, io ero molto giovane e mi appassionai e andai a cercare Cavalli, e su Cavalli poi ho scritto un libro, quindi come vedete la storia è utile non solo sul fratello Giuseppe ma anche sul fratello Emanuele, perché una cosa chiama l'altra. Io non lo so, ma io potrei stare qua 12 giorni a parlarvi di questi argomenti perché sono i miei amori, però voglio dire, non vi voglio nemmeno annoiare, poi molti studenti poverini li hanno anche già sentiti, quindi grazie di essere intervenuti, grazie. Prima di qualche domanda e risposta, lasciatemi che vi racconti il mio percorso interno durante questa lezione. Parto desideroso di sentire, perché mi rendo conto che quante ne sa. Cioè io, per quanto mi sforzassi di stare dietro, mi perdevo. E dopo che mi sono perso qualche minuto, dopo 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, comincio a dire, ma Angela, ma dammi un appiglio, perché io mi sto perdendo, cioè non capisco più, dammi uno schema, fammi un percorso lineare, sequenziale, che mi consenta di creare delle caselline. E poi, mentre pensavo questa cosa, mi è venuto in mente che stavo chiedendo di spiegarmi la biologia con la chimica inorganica. Avete presente la chimica inorganica? Sali, basi, acidi. Base e acido messo assieme uguale un sale. Trac, comprensibilissimo. Molecole chiare, tavola degli elementi. E questo sono ferri, metalli, non metalli, cose inanimate. Invece la vita e la complessità e l'intelligenza e tutto quello che non è un ciocco, un minerale, è fatto di chimica inorganica, che è un casino. Avete presente le molecole che partono dall'anello del benzene? Incasinatissime, completamente inintellegibili, ma per questo mediatrici di vita. E mentre mi sono perso a un certo punto, tanto da implorare nella mente, che dammi la chimica inorganica, mi sono reso conto che dalla mia chimica inorganica, cioè dalla pretesa dello schema della storia della fotografia, non poteva nascere niente. Da un molecolone incasinato, organico, complesso e apparentemente senza né capo né coda, senza un nord, senza un sud, da quello nasce la vita, fuori di metafora, dal pensiero assolutamente laterale e gemmato uno dietro l'altro, nascono idee. E quindi grazie per questa indiretta lezione, perché ero molto agitata per questa lezione, perché io di lezioni qua ne faccio tante, i miei studenti eccetera, però farla di fronte a Roberto Tomesani, prima non ti ho detto il motivo dell'agitazione, era questo, perché sai, tu sei pur sempre il capo e quindi uno ha sempre questo
dice oddio adesso cosa faccio, no, quindi uno si agita un po', ecco. Domande. Ah, Erfield. Come è scritto? John Erfield. Erfield. E perché c'è, ci sono due modi, adesso glielo dico, guardi, glielo faccio vedere. Perché lui si era cambiato il nome, che era Erzfield, era tedesco, e poi se l'era cambiato perché non era tanto contento di essere tedesco. Ah, ecco. Erfield, e lui in realtà si chiamava Helmut Herzfeld, che è Helmut e John in realtà, no? Ma infatti poi lui non è mai più tornato in Germania, eh? Cioè lui dopo aver fatto tutte le sue... Beh, lui era un uomo... E se lei vuole vedere una bella collezione sua, Victoria and Albert Museum. And Albert Museum di Londra, bellissima. Cioè ci sono delle cose stupende anche perché sono piccole, cioè queste cose in Italia non così conosciute, non così viste, perché noi abbiamo, anche se noi abbiamo tutta una storia meravigliosa anche noi della fotografia dell'avanguardia che va dal mondo futurista, però la cosa incredibile è che anche i futuristi, no? I futuristi si sono, cioè, morte alla pittura, questo, quello, poi in realtà continua a fare la pittura, la scultura, in realtà perdono il grande treno dell'usare il cinema, cioè il cinema non lo usano, fanno pochissimi film, tra l'altro l'unico veramente molto importante è andato perso, non c'è più, non si trova più, Vita Futurista, che era una scazzottata a Piazzale Michelangelo a Firenze, è perso, cioè ci sono pettegolezzi, ce l'ha rubato quello, l'ha rubato l'altro, insomma il film non c'è. La fotografia è bragaglia con i futuristi, cioè in fondo noi abbiamo sempre avuto questo atteggiamento nei confronti dei nuovi media, ma anche poi della grande storia della video art, del cinema d'artista, noi in Italia non l'abbiamo mai colto nella sua portata vera, cioè i nostri grandi personaggi, e mi piace qui ricordare una persona che a me ha insegnato molto, che è stato Cioni Carpi, e Cioni Carpi è stato molto apprezzato nel mondo canadese facendo dei film bellissimi, anche dei film di impegno sociale attraverso l'animazione prima, attraverso le immagini fotografiche poi, ha fatto per primo in Italia le scenografie con i filmati per il Piccolo Teatro a Milano, ha fatto questa bellissima scenografia per l'istruttoria di Peter Weiss negli anni 60, si parla di Strehler, di Paolo Grassi, del processo di Francoforte, non di Norimberga, però ecco, questi grandi personaggi, per noi l'usare questi mezzi è sempre molto complicato, cioè quindi anche, anche questi personaggi di fotomontaggio eccetera, da noi si vedono difficilmente. L'unico che aveva fatto delle cose su Erfield era Mazzotta, negli anni aveva fatto persino un libretto, se non vado, è stato ristampato il suo libro, ecco, comunque c'è, però è cosa degli anni 70, perché allora si parlava di politica, no? Adesso queste cose dici ma se ne frega di questi qua, tanto non torna. Invece in realtà se si guardano queste immagini con l'occhio clinico e critico si vede che proprio il discorso sulla comunicazione, sull'informazione, sulla follia del... Poi proprio ci sono delle cose che ritornano uguali a se stesse, no? Che purtroppo ecco perché non si vuole, io lo dico sempre agli studenti, ragazzi vi vogliono ignoranti, perché più ignoranti siete più ve ne raccontano. Quindi essere veramente controtendenza è studiare, ma non studiare il secchione coglione che studia tutto il giorno perché non capisce niente, cioè studiare, cercare di capire, di avere delle passioni è il vero grande strumento per fare una vita diversa e migliore, se volete, no? Cioè in un mondo dove conta avere quanti follower, prima c'era uno in cortile, parlava 90.000, io non lo so, perché per me dire 9.000, 9 o 900.000 per me è la stessa cosa, io di follower non me ne occupo, cioè me ne occupo, mi interessa capire il fenomeno, però io non ho follower perché non ho i social.
Però voglio dire, ma non è che io ce l'abbia con i social, cioè secondo me a un certo punto però si rientra in una coglioneria totale, no? Che uno pensa, compra i follower, avete capito? Cioè uno diventa veramente pazzo, no? Cioè compra i follower. E allora in un mondo dove si comprano i follower, credo che l'unica arma non sia quello di avere la pistola. Adesso mi hanno detto che gli insegnanti possono avere la pistola in America per andare in classe. Che da un lato dice, vabbè, quando arriverai in Italia io sarò già in pensione, per cui io sono sempre stata in una... No, per fortuna io non la voglio la pistola. Però quello che voglio realmente dire è che in un mondo che ti parla di follower, di social, di informazione usa e getta, saperne è veramente, quando noi andiamo a leggere e andiamo a rileggere i concetti che lui muore negli anni 80, Foucault, leggiamo questi grandi maestri, questi grandi pensatori, ci rendiamo conto che è questa la forza del sapere e anche questa la forza dell'arte, quella di guardare molto oltre il proprio tempo. Perché quando noi guardiamo i lavori che i land artists facevano negli anni 70, ragazzi, il verbo di Greta l'avevano già presente. Cioè Cioni Carpi negli anni 70, nella sua modestia di artista che aveva sì vissuto in America ma che poi si era trovato a ritornare in Italia, portava la terra inquinata del centro di Milano, che raccoglieva i giardinetti, partiva con la sua macchina, andava con la moglie che guidava, perché lui non guidava, artista, non guidava, andava in Toscana, che allora era un pochino meno inquinata, e faceva le buche nel mare a massa marittima, buttava la terra di Milano e diceva faccio questa contaminazione, che era e faceva i filmati, questi film li ha comprati Panza di Biumo, cioè... Voglio dire, perché il personaggio, cioè l'artista in realtà ha una grande lente, ha una lente in più degli altri, ha una marcia in più. Guardate i lavori di Smithson, guardate i lavori dei grandi land artist, di Walter De Maria, cioè questo bellissimo lavoro che lui fa laggiù nel New Mexico, no? Che può funzionare solo se ci sono i tuoni, no? Se ci sono i lampi. Quindi l'uomo che dipende fondamentalmente dalla natura, cioè perché la natura è. Non è una cosina così, cioè poi ci sono gli artisti che appunto capiscono che forse riproporre i modi della natura attraverso l'arte, attraverso una pittura che viene fotografata, ecco, diventa un momento fondamentale di riflessione sull'arte del nostro tempo, no? È un momento di totale abbandono di tutto, di foto fatte coi selfie, di foto trascurata, trasandata, abbandonata, ecco l'artista che si rimette addirittura a costruire un paesaggio per poterlo fotografare. E siamo fondamentalmente a quello che facevano i vari, cioè pensate alle esperienze di Turner con la pittura, no? Cioè i suoi grandi viaggi alla ricerca di un certo tipo di sensazioni, di sentimenti. Comunque se avete delle domande, ecco. Grazie.